Sono Giuseppe Ranieri e sono il titolare dell'azienda Runcraft. È un'azienda che produce 20 modelli di barche diverse, da 5 metri a 14 metri. E siamo in questo salone per via di una partecipazione alla collettiva che ha organizzato la regione Calabria per la internazionalizzazione delle imprese, e quindi abbiamo effettivamente per tanti anni sperato che ci fossero eventi di questo tipo e finalizzati appunto a far conoscere all'estero delle eccellenze calabresi che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a partecipare. Noi qua abbiamo portato i modelli proprio di punta, i modelli le barche entry level, perché sugli altri modelli riteniamo che il cliente veramente interessato poi debba prendere contatti col cantiere ed organizzare eventualmente delle prove in acqua, dove può anche vedere in quella fase il cantiere, la costruzione, la qualità delle imbarcazioni. Noi abbiamo un particolare consenso nel nord Europa e quindi è una clientela, hanno una cultura della nautica un attimino diversa. Consideriamo che in Norvegia c'è una barca ogni 3 persone e mezzo. Per cui hanno veramente la barca è là come, voglio dire, uno scooter, e qua in Italia in zone dove la gente ha bisogno dello scooter, quindi è considerato alla stregua di un mezzo di trasporto, comunque un mezzo di divertimento che devono avere, quindi è il nostro mercato numero uno. È ovvio che anche la Spagna ci interessa e vendiamo in Spagna come in Portogallo, come in Francia, in Croazia, che è un nuovo mercato grandissimo per noi, attualmente è il numero uno a livello numerico proprio di pezzi venduti, però ecco, guardiamo sempre dei mercati dove abbiamo ancora da imparare, che sono quelli nord europei. Lo scorso anno, nel 2018, la Runcraft è stata premiata come migliore azienda 2018 appunto nell'ambito nautico per i modelli appunto che sono alle spalle di barche. Queste barche alle spalle sono state fatte completamente a mano. Noi abbiamo provato negli anni scorsi a fare dei progetti utilizzando macchine a controllo numerico, però non le nascondo che siamo tornati ancora indietro all'artigianalità, perché ci premia di più, perché là siamo tutti uguali con queste macchine a controllo numerico. Invece ecco, tirando fuori delle cose che effettivamente tante volte l'artigiano, il maestro d'ascia ancora può sul prodotto, visto che sono delle eccellenze di territorio che vanno a interessare delle manovalanze veramente esperte, falegnami in particolare, carrozzieri, modellisti, e noi siamo ecco, fieri di fare queste barche completamente a mano.